campionato di Serie D Girone H. Siamo presenti al Bruschini di Anzio, dove si stanno espletando le formalità per l'inizio del match Anzio Calcio 1924. Trastevere, Anzio in pantaloncini neri e maglia blu bardata di bianco, completo bianco invece per gli ospiti del Trastevere. Le formazioni annunciate sono le seguenti: Trastevere che attaccherà in questa prima frazione la sinistra verso destra, è schierata con Radaelli, Vendetti, Pasqui, Fatati, Tarantino, Paolacci, Panico, Mastro Mattei, Massella, Tagliarol e Pagliaroli. A disposizione del tecnico Aldo Gardini ci sono Ceccucci, Menichetti, Piras, Pieri, Riccucci, Pace, Pagliarini, Losi e Fioridi. Lanzio risponde con Rizzaro, Tellauri, Ferrari, Mazzei, Puccino, Del Vecchio, Catalano, Bernardotto, Giampaolo e Quatrana. Il tecnico è il signor Gaetano D'Agostino, in panchina Tintori, Chicabizze, Silvagni, Osubita, Santarelli, Ceccarelli, Artistico, Befani e Pisani. Si è partiti in questo momento con i difensori centrali Puccino e Mazzei, che si sono portati discretamente in avanti. Parte ma una parabola abbastanza bassa sul cross battuto da Ferrari, poi ci si lamenta per un fallo di mano. Chi ha toccato questo pallone? Panico, tocco indietro, conclusione centrale, non ci sono problemi per la parata di Rizzaro. Parte ancora il cross tagliato e pallone in fondo al sacco. Paolacci, ancora lui Paolacci. Paolacci in gol. Vantaggio dunque del Trastevere. Tagliarol è riuscito. Intanto c'è questa azione di Massella, Massella solitario, conclusione. Massella su Tagliarol, Tagliarol che poi... C'è un rimpallo sul petto di Tagliarol, sembrava una evidente rimessa dal fondo, ma direttore di gara che, ed è un episodio da libro cuore questo, Tagliarol che ha detto all'arbitro che l'ultimo ad aver toccato il pallone era stato lui. Notati che ha servito Mastro Mattei, ancora in avanti Tagliarol, scattano in avanti le frecce, Tagliarol su Pagliaroli, Pagliaroli sulla sinistra per Massella, conclusione di Massella, prodezza di Rizzaro che salva. Bernardotto, conclusione che però non crea problemi. Preziosissimo il suo lavoro di raccordo, palla su Pagliaroli allunga, conclusione. Sì, Max, mi dai la linea proprio nel momento in cui il signor Colombo manda le squadre negli spogliatoi. Al termine del match siamo in compagnia dell'uomo che ha deciso appunto questa partita, Marco Paolacci, che ha ricevuto più o meno scherzosamente, diciamo, qualche epiteto, qualche parolaccia da parte, diciamo, anche dei tifosi dell'Anzio. È un abitué qui al Bruschini, Marco Paolacci lascia spesso il timbro, però noi ci aspettavamo il solito gol di testa. Marco, oggi perché lo hai fatto con i piedi? Innanzitutto buonasera a tutti. Oggi è capitato il gol di piede, fortunatamente speravo... Io l'ho visto involontario. No, volontario. Ha spizzato la palla Mastro Mattei, sono avventato e fortunatamente è andata bene. È la terza volta che segno qua, si vede che questo campo mi porta particolarmente fortuna. Più che il gol sono felice per la vittoria, l'importante erano i tre punti, li abbiamo ottenuti contro un ottimo Anzio che veniva da un momento importantissimo, campo sempre difficile, ci siamo riusciti e siamo contenti.
Notizie che arrivano da Nocera danno la vittoria della Nocerina sulla Vulturo per 2-1, distanze in classifica immutate, ma a questo punto della stagione, se noi dovessimo andare a fare una puntata su chi vincerà il campionato, il Trastevere potremmo quotarlo come, Marco? Ma guarda, il Trastevere sta lì, ci stiamo divertendo, ogni settimana la viviamo seriamente, poi la domenica cerchiamo di andare in campo dando il massimo per ottenere sempre i 3 punti. Certo, ci fa piacere stare in testa alla classifica, ci vorremmo rimanere a lungo, però la viviamo con la massima serenità, perché questa è stata la nostra forza e questa deve continuare ad esserlo. Benissimo, prima di lasciarti andare a fare la doccia voglio una promessa solenne che sarai presto da noi all'Occhio del Gufo. Certamente Bruno, fa molto piacere questa cosa che mi ha detto, sicuramente verrò molto volentieri. E allora ti mando via con un saluto particolare, ciao Bomber. Ciao a te Bruno, grazie.